Tra le cose più entusiasmanti che si possa regalare un appassionato di auto o un petrolhead, come piace dire agli inglesi, c'è il sound di un motore aspirato lanciato al massimo del regime di rotazione. Ma si può fare ancora di meglio, perché quando si ha uno di questi motori che cantano come un'orchestra sinfonica, sì, si può togliere il tetto, in modo da sentire queste sonorità ancora meglio. Deve essere stato un po' questo lo spirito che ha animato gli stilisti e gli ingegneri italiani di Sant'Agata Bolognese per elaborare questo ennesimo gioiello made in Italy, che è la nuova Lamborghini Huracan Spider performante. Sì, perché sapete che la Huracan Coupé ha già avuto la sua versione performante, appunto quella più estrema, più lanciata, e ora lo stesso trattamento agli steroidi arriva anche sulla variante Spider, che è, devo dire, meravigliosa, perché senza il tetto il piacere di guida diventa ancora più estremo, diventa ancora più coinvolgente. L'auto è appena stata svelata qui al Salone di Ginevra e quindi abbiamo modo di farvela vedere in super anteprima. Vi ricordo che la coupé, il performante, grazie alla sofisticatissima aerodinamica attiva del sistema ALA messo a punto dagli ingegneri italiani, è riuscita per un po' di tempo a stare in testa tra le auto più veloci al Nürburgring e oggi è comunque seconda, quindi un'auto velocissima. La Spider ovviamente deve fare i conti con maggiore peso, perché l'assenza del tetto costringe l'ingegnere a irrigidire tutto il resto dello scheletro che costituisce la vettura, però la meccanica rimane di prim'ordine ovviamente. In posizione centrale, là dove deve essere il motore su una supercar, c'è un V10 5.2 aspirato e anche qui godiamocelo, perché davvero saranno le ultime supercar che potranno permettersi il lusso di non montare sistemi ibridi o di sovralimentazione, che sviluppa 640 cavalli, più 30 cavalli rispetto alla versione, diciamo, tradizionale, a 8000 giri, quindi regimi di rotazione dal cardiopalma. E prestazioni sono assolutamente di riferimento. Accelera da 0 a 100 in 3,1 secondi, raggiunge i 200 km/h in 9 secondi e mezzo, praticamente nel tempo di un'auto normale lei è a 200, nel tempo in cui un'auto normale raggiunge i 100 km/h lei è a 200, al doppio, e può viaggiare fino a 325 km/h. Vi dicevo, più peso, sì, perché la performante Spider deve mettere in conto 125 kg in più rispetto alla coupé, 1382 contro 1507 kg, e appunto proprio per quegli irrigidimenti del telaio di cui vi parlavo. Sulla performante il tetto è ad azionamento elettrico, si apre e si chiude in 17 secondi fino a 50 km/h, quindi potete azionare il tetto anche in movimento, magari mentre siete sulla Croisette in buona compagnia. E i 1507 kg sono distribuiti fra gli assi con un rapporto quasi ottimale, 43-57%. Ovviamente il prezzo anche in questo caso è per pochi, perché si parte da 268.000 euro, ma a me quando capita di salire su un'auto da 268.000 euro? Mai, infatti, perché è chiusa, quindi non posso salire purtroppo, ma ve la facciamo vedere comunque dall'alto, tanto non abbiamo il tetto, e come potete vedere anche la versione Spider della performante adotta tutti questi materiali veramente innovativi brevettati dalla Lamborghini, materiali compositi forgiati che il nostro bravissimo Nicolò vi fa vedere sul tunnel centrale, posizione di guida estrema come deve essere su una supercar, e tutto il cockpit digitale un po' ereditato, diciamo, dall'Audi, dalle tecnologie Audi che poi fanno da cappello a quest'auto. E qui ovviamente la parte più particolare della Huracan performante Spider, che è la zona posteriore completamente stravolta rispetto alla Spider tradizionale, sempre tra virgolette, appunto con il sistema ALA che permette, grazie a questi fori che adesso cerchiamo di farvi vedere qua sotto, di caricare o scaricare l'ala a seconda delle condizioni contingenti, quindi per creare una sorta di torque vectoring aerodinamico in curva, avere più carico là dove serve e avere velocità di percorrenza più alte. Insomma, vi è piaciuta questa Lamborghini
Huracan performante Spider, insomma qui è difficile resistere, anche perché io amo le auto cabriolet, però voi dovete dirmi la vostra come al solito nei commenti qui sotto. Non ho più parole, bandiera italiana, grande orgoglio, alla prossima Supercar.